Buongiorno, sono Don Paolo del Collegio Arcivescovile e volevo semplicemente dire due parole su quello che accadrà questo pomeriggio al nostro collegio. È una giornata straordinaria quella di oggi perché facciamo mostra di quello che i ragazzi della nostra scuola, del nostro collegio, della scuola primaria, hanno realizzato durante questa settimana delle cinque monete. È stata una settimana particolare in cui hanno dato spazio alla loro fantasia, alla loro creatività e hanno realizzato davvero dei capolavori che poi pian piano andremo a vedere. Hanno fatto anche delle prove di abilità, delle prove sportive e quindi hanno davvero dato spazio a tutto quello che di più bello può esserci in un ambito scolastico come il nostro. Adesso per scendere però nei particolari lascio la parola ad alcune maestre che da anni hanno sperimentato questa grande opportunità, quella di far sì che i ragazzi potessero esprimere al meglio le loro potenzialità e loro spiegheranno nel dettaglio che cosa hanno fatto durante questa settimana. Siamo in compagnia di due nostre maestre, abbiamo il piacere di avere con noi Maria Rosa Rinaldi e Cristina Bressane. Maria Rosa, come è nata questa settimana delle cinque monete? Quando è nata? Allora, se non ricordo male, era il 2003. Da tempo noi caldeggiavamo il nostro rettore durante i collegi docenti per una settimana di laboratori, una settimana un po' particolare. Lui inizialmente non era molto convinto di questa cosa. Poi nel 2003-2004 è stata approvata in via sperimentale e da quell'anno è stato, diciamo, un fiore d'occhiello nella nostra scuola, perché nel calendario scolastico è un momento fisso la settimana delle cinque monete, che di solito si svolge nella prima settimana di marzo. Ormai sono quasi 10 anni che viene fatta. Il nome cinque monete è un po' particolare. Quell'anno c'era come progetto, come filo conduttore, la storia del burattino Pinocchio. Avevamo scelto questo titolo per questa settimana. Cinque sono i giorni dei laboratori, 5 sono le classi dalla prima alla quinta che partecipano e poi negli anni successivi questo titolo è rimasto e è cambiato un pochino la motivazione. Le monete sono diventati talenti e si è rifatto un pochino alla parabola del Vangelo. Questa settimana infatti cerchiamo di scoprire i nostri talenti, i bambini riscoprono i talenti e poi invitiamo parecchie persone anche dall'esterno. La città entra nella scuola perché noi invitiamo anche delle associazioni di volontariato, come per esempio i ragazzi di Vedano Olona, della nostra famiglia, Io Voglio la Luna, un'associazione di Limbiate che si occupa di ragazzi disabili, entrano nella nostra scuola e lavorano con i nostri bambini. Adesso magari lascerei la parola un attimo alla maestra Cristina che vi dice un po' come è organizzata la settimana. Oltre a queste associazioni ci sono anche, si dà la possibilità a società sportive del nostro territorio di partecipare a questa settimana, ad esempio le società di tennis, società di rugby, società di pallavolo, oppure judo e quest'anno la società di Saronno del ping pong, che hanno la possibilità di far conoscere ai ragazzi questi sport e invitarli, diciamo, poi a future lezioni. La settimana è organizzata così: ci sono, oltre a questi laboratori esterni, anche laboratori fatti da noi insegnanti che sono a tema, magari per le classi più grandi. Ad esempio noi in quarta quest'anno abbiamo fatto molte cose che riguardano l'Egitto, abbiamo provato a fare il papiro, abbiamo provato a fare i monili egiziani e poi oltre a questi laboratori, appunto, i bambini diciamo provano questi sport ed è bello perché vedi proprio i bambini che diventano quasi padroni della scuola, sono loro i protagonisti e noi siamo solo le persone
che li guidiamo in queste nuove scoperte, che li guidiamo a fare quello che poi saranno le loro opere, i loro manufatti, ecco. Vedi i bambini che vanno da una lezione all'altra, magari cercano anche, per dire, sono talmente entusiasti che corrono perché hanno proprio voglia di provare delle cose nuove. Quest'anno poi, per ultimo, ci siamo avvalsi anche della collaborazione della nostra scuola alberghiera, che ha portato proprio i bambini a provare a fare non solo a cucinare, ma anche provare a fare degli oggetti con frutta e verdura, e l'iniziativa è venuta molto bene, è riuscita, ecco. Ecco, oltre alle risorse all'interno della scuola, noi cerchiamo anche risorse sul territorio, sia di tipo culturale o ricreativo, come ha detto Cristina. Abbiamo chiesto anche a delle persone in pensione, come per esempio noi in prima elementare, abbiamo chiesto al papà di una nostra collega, un ex pasticcere, di lavorare con i nostri bambini, decorare biscotti e provare a impastare, a far vedere loro come l'arte della cucina, ed è stato molto molto entusiasta, molto positivo questo incontro, sia per i bambini sia per le persone che vengono dall'esterno. Diciamo che questa settimana è nata anche per un'esigenza delle famiglie, era stato richiesto proprio per una settimana se potevano portare i ragazzi in vacanza con loro, allora viene concentrate tutte le uscite in questo periodo. E però adesso, da anni che ormai lo facciamo, diciamo che i bambini che lunedì torneranno a scuola, quelli più contenti saranno quelli che sono rimasti all'interno della scuola rispetto ai pochi che sono andati in settimana bianca o per i viaggi, perché questa è veramente una settimana particolare dell'anno. Ecco, l'ultima cosa, io ho l'esperienza di bambini arrivati quest'anno, nonostante la classe sia ormai la quarta, e questi bambini che non sapevano a che cosa andavano incontro, sono rimasti sia loro che le famiglie che abbiamo coinvolto immediatamente, cioè nel vedere tutto queste attività, questo lavorare, questo far laboratori, sono rimasti davvero molto, molto contenti e sono rimasti quasi stupefatti. Ecco. Ecco il tavolo dei pasticceri, siamo qui insieme ad alcuni bambini impegnati a decorare, guardate che belle, a decorare dei biscottini. Allora, stanno facendo una stellina, sono biscottini buonissimi poi da mangiare. Ecco un altro bambino che sta facendo, cosa stai facendo di bello, Alessandro? La bocca di chi? Del pesce. La bocca del pesce, bellissimo. Poi dopo dove lo mettiamo? Lo mettiamo nell'acquario o lo mangiamo? Mangiamo. No, lo mangiamo, bravo. Siamo in compagnia ora di due grandi personaggi dell'associazione che abbiamo ospitato questa settimana in collegio da noi. Abbiamo il signor Dino Morlino, presidente dell'ADTT Saronno, e abbiamo il signor Stefanov che è allenatore tecnico dell'associazione. Cominciamo dal signor Dino Morlino, buongiorno. Buongiorno a voi. Quando è nata questa associazione e perché è nata? Beh, il tennis tavolo Saronno ha una lunga tradizione, è nata nel 1975 e come scopo unico è la promozione e la pratica del tennis tavolo agonistico, quindi sportivo, comunemente noto come ping pong. Ecco, per i non sportivi tutti conoscono il ping pong, in pochi conoscono la pratica sportiva. Ecco, questo è il nostro scopo negli anni, e da qualche anno in modo deciso abbiamo rilanciato le attività, aprendo al pubblico e coinvolgendo molte più persone che rispetto al solito ambiente pongistico, dove i numeri sono purtroppo, ahimè, limitati. Ecco, noi abbiamo invertito la tendenza e questo progetto rientra in questa apertura alla società a far conoscere questo sport, perché ovviamente per noi è una passione, ma potrebbe esserlo anche per tante altre persone.
Che cosa proporrete in collegio nel futuro più vicino, più prossimo? Ecco, a seguito di questa settimana in cui abbiamo introdotto, diciamo, la conoscenza di questo sport, di questa pratica sportiva nel collegio, stiamo discutendo sull'opportunità di offrire poi durante l'anno scolastico un corso settimanale, cioè all'interno dell'istituto scolastico. Già ci sono delle offerte sportive, formative, quindi farlo in modo continuativo, per ora rivolto alle primarie, perché comunque vogliamo coinvolgere i giovani, poi dopo si vedrà, ecco, questo è il primo passaggio. Bene, grazie signor Molino della sua presenza, vi presento ora il signor Stefanov, tecnico dell'associazione ADT Saronno. Come vi siete organizzati in questa settimana? Come è stato insegnare a questi bambini che forse per la prima volta hanno preso in mano una racchetta da ping pong? Buongiorno a tutti. Intanto io volevo all'inizio dire che c'è stata una fortuna poter incontrare il signor Morlino e avviare questa collaborazione tra me e la società, perché poi dopo è un'esperienza bellissima che stiamo facendo da più di un anno, mi sembra che ormai, e quindi c'è un bellissimo gruppo di ottimo gruppo di ragazzi, di atleti che si impegnano, che ce la mettono tutta per raggiungere dei risultati sportivi. Intanto, per quanto riguarda questa esperienza qua nella scuola, è stata straordinaria. Abbiamo fatto una settimana di mattina di lavoro, abbiamo compreso tutte le classi delle scuole elementari, i ragazzi si sono divertiti tantissimo, abbiamo trovato un'ottima collaborazione anche della dirigenza della scuola, e quindi non posso che dire cose solo positive e belle, insomma. Ecco, con i ragazzi della quinta elementare abbiamo fatto un laboratorio di scacchi, 20 ore di corso, nei quali hanno imparato proprio tutti i trucchi del mestiere, come si suol dire, e hanno davvero rafforzato la loro abilità, non solo nel conoscere le mosse, ma anche proprio nel cercare di mettere in difficoltà l'avversario. E abbiamo visto come nel passare del tempo tanti di loro si sono impratichiti e hanno messo davvero in atto tutti gli insegnamenti che il maestro ha loro indicato e suggerito nel corso delle lezioni. Chiediamo ora a due genitori come hanno vissuto, come vivono, come si vive da genitori la settimana delle cinque monete. Una settimana penso diversa anche per voi, forse anche voi questa settimana avete forse un pochettino meno da studiare. Sì, devo dire che è una settimana molto apprezzata dai bambini, posso portare ad esempio solo un anno che l'abbiamo utilizzata davvero, penso, la filosofia della settimana delle cinque monete, che è stato andare via davvero con i bambini, abbiamo sfruttato questa settimana, era penso il secondo anno che erano qua, da quell'anno non abbiamo più potuto andare via perché è la settimana che loro apprezzano di più con la scuola, e quindi si sente anche la preparazione, cominciano la settimana prima, poi la settimana prossima è quella delle cinque monete, quindi è un ricordo bellissimo, e quest'anno è l'ultimo anno per mia figlia e lo ricorderanno sempre come una bella esperienza, penso. Di sicuro sarà difficile tornare a scuola in classe lunedì mattina. Questo di sicuro. E lei signora cosa ne pensa? Allora, io penso che sia un aspetto molto positivo, perché i bambini la vivono benissimo, e anche per noi genitori, io parlo per me che li seguo sempre nei compiti, nelle vicissitudini quotidiane, penso che sia quasi come prendersi una settimana di ferie, detto proprio sinceramente, anziché andare a fare la settimana bianca, facciamo la settimana in bianco senza compiti, però a me piace tantissimo l'entusiasmo e il coinvolgimento. Chiediamo ora a queste due signore, mamme di due bambini del nostro collegio, come hanno vissuto questa settimana delle cinque monete e come l'hanno vissuto anche i vostri figli. I figli come sempre entusiasti, io poi veramente dicevo anche prima, è il sesto anno, perché avendo già un altro bambino più grande, ma ogni anno è sempre meglio, con attività diverse, sia di gioco che di sport, è sempre molto molto bene, molto bene. Penso che sia stata anche una settimana di riposo anche per voi, non avete studiato? È vero. Li abbiamo ascoltati, erano felicissimi, Edoardo è stato felice, contento, ha già detto che l'anno prossimo vuole rifarla, peccato che è finita. Qual-
qual è stata l'attività che i vostri figli hanno accolto con più gioia? Ma tanto il ping pong, a lei è piaciuta tantissimo lo judo, anche tutti i laboratori che poi hanno fatto in classe con le insegnanti, tutto, non c'è una cosa che ha preferito piuttosto che un'altra, perché è stata veramente una bella settimana. Sì. Anche per Edoardo? Sì, anche per Edoardo è stato bellissimo tutto. No. Judo, dipingere, le magliette, la creta, lavorare la creta. Hanno anche fatto il panino che poi hanno mangiato. Tutto, praticamente è stato tutto meraviglioso, è bellissimo. Grazie e ci ritroviamo l'anno prossimo, la settimana di 5 monete. Vi offriamo ora un breve saggio di una partita a ping pong con il tecnico dell'associazione che ci ha in questa settimana aiutato a far vivere ai bambini del collegio un'emozione straordinaria, un'emozione indimenticabile, come tanti bambini mi hanno detto a microfono spento. Ecco che stanno facendo i primi scambi lunghi, prolungati. Oh, guardate la velocità di questi scambi, la rapidità. Mai ce lo saremmo sognati di fare questi scambi così veloci. Sentite anche il rumore. Rumore quasi preciso. Ecco. E l'applauso. Chiediamo ora ad un nostro genitore del collegio come ha vissuto da genitore questa settimana delle 5 monete. Un po' della Lily Gruber, un po', ci sembra un po' una giornalista vera. Allora, come l'ho vissuta? Né più né meno di quello che le dicevo che ho vissuto le altre. Si sono fatti un po' meno compiti, un piccolo rammarico mio, a parte il fatto che mio figlio sia diventato milanista in questa settimana, e questo non è una bella cosa, però fa niente. Però soprattutto volevo andare in settimana bianca, e in settimana bianca non ho potuto andare perché i due pargoli hanno voluto partecipare, osannato dai loro compagni di classe per quello che è stato l'anno scorso, e si sono divertiti e perciò volevano fare appunto questa esperienza delle 5 monete. Mi è piaciuto. Qual è stata l'attività più bella svolta dai suoi figli in questa settimana? Ma allora, io so che poi alla fine, perché poi si sono cimentati anche a casa su quello che era la parte cucina, che so che hanno fatto biscotti e mi sembra spiedini, cose del genere, so che quello le è piaciuto molto. Poi le varie attività sportive sono quello che sono state le arti marziali, sicuramente, che è stato lo judo, il judo che le è piaciuto. Per il resto non so moltissimo, perché poi devo dire, come succede spesso, loro parlano poco, raccontano poco, però si sono divertiti, questo sicuramente. Ora il collegio si è trasferito in Egitto, guardate i papiri con tutti i faraoni, con i simboli egiziani, i simboli dell'antico Egitto. Pensate, sono stati fatti anche questi dai nostri bambini e anche questi durante la settimana delle 5 monete. I bambini qui si sono divertiti tantissimo durante l'anno con le loro maestre, avevano studiato la cultura egizia, sapevano un attimino che cosa fossero gli egizi. Qui sotto guardate che belli, abbiamo questi originali pinguini eseguiti anche loro a mano dai nostri bambini. Abbiamo ora una dimostrazione di una partita, guardate che bravo il nostro Emanuele, ha fulminato addirittura il tecnico, ha fulminato l'allenatore. Ora abbiamo questa dimostrazione di questi bambini del collegio con Stefanov, allenatore dell'associazione di ping pong, che ha collaborato con noi per questa settimana. Come potete vedere, guardate quanti bambini sono in fila per
Guardate quanti bambini sono in fila per giocare, guardate l'impazienza di questi bambini, non vedono l'ora di giocare. Ecco, ecco il nostro piccolino è uscito, fa niente, ci riproviamo, ecco. Palleggi piuttosto alti, che bravo, è riuscito a fare più di 4 palleggi. Proviamo ora, vediamo col nostro Edoardo, uno. La risposta è stata un po' lunga, ci riproviamo, andrà meglio questo secondo tentativo. Vediamo, e uno, e due, tre, quattro, cinque, che bravo, bravissimo. Ora abbiamo un bambino un po' più grande, di quarta elementare. Vediamo come se la cava col maestro. Uno, due, tre. Il ritmo è un pochettino più alto, ha lasciato la racchetta, suo compagno. Uno, subito fuori, fa niente, avremo modo per rifarci. Tre, quattro, cinque, tutto ok, tutto perfetto. Questo è un esperto di ping pong. Ogni mattina, pensate, arriva presto, arriva 20 minuti prima per giocare a ping pong a scuola. Vediamo come se la cava. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. La classe non è acqua. Siamo in compagnia di Maddalena, una responsabile del centro dell'associazione Voglio la Luna di Limbiate. È stata con noi questa settimana, ha lavorato con noi con i nostri bambini di quarta elementare e con loro ha fatto un laboratorio molto bello di telaio. Ora sentiamo da lei la sua esperienza e che cosa avrà da raccontarci. Buongiorno a tutti. La mia esperienza non è la prima volta, sia in questo istituto che in altri, è sempre molto positiva. Abbiamo fatto un'esperienza con bambini, in questo caso di quarta elementare, con dei telaietti a cornice, perché tessitura comunque è vasta come attività. La tessitura che possiamo fare con dei bambini di scuola elementare in una mattinata può essere fatta con dei telaietti a cornice, dove in 2 o 3 ore riescono a realizzare un piccolo manufatto che poi portano a casa. È molto interessante perché ai bambini prima di tutto piace sempre e vi basti solo pensare che saltano la ricreazione o al massimo la fanno ma mentre tessono, quindi mangiano e tessono e guai a smettere finché non l'hanno finito. È sempre interessante vedere anche i bambini che lavorano, come scelgono i colori, chi ama i colori e quindi vuole una sequenza particolare, chi ama la precisione e lo vuole fare bene, chi vuole fare un lavoro e completarlo velocemente, però insomma a tutti poi piace alla fine avere in mano un qualcosa fatto da lui, fatto a mano. Questo è anche il motivo per cui ho scelto questa, diciamo, professione. Ma i nostri bambini, come potete vedere, non si sono solo cimentati nell'arte egizia, negli collage o negli scacchi o a giocare a ping pong, si sono cimentati anche nella danza. Guardate che bravi, si stanno muovendo a passo di musica, a ritmo di musica, con una precisione non da poche. Pensate che questi bambini stanno facendo solo la seconda elementare, saranno delle promesse per il futuro. Ora siamo nel momento centrale della loro esibizione e si può leggere sui loro volti, sui loro visi, una certa emozione. La gioia è tanta per loro. È stata veramente una settimana emozionante, una settimana che di sicuro ricorderanno, una settimana di cui vantarsi quando andranno a trovare i cuginetti che magari questa settimana hanno tanto studiato e hanno tanto lavorato. Per loro invece sarà un momento di gioia. Guardate ora con quanta passione
stanno interpretando questa danza. Guardate con quanta passione si stanno muovendo a musica, con il ritmo della musica. Un grazie anche alle maestre che con passione questa settimana hanno aiutato questi bambini a lavorare bene, hanno dato loro la possibilità di esibirsi facendo altro. Ora assisteremo ad una esibizione carola, ma anche di danza, dei nostri bambini di prima elementare. Un ringraziamento particolare alla maestra che in qualche modo questa settimana li ha seguiti e li ha aiutati. Ci prepariamo ora all'ultimo canto, il canto finale, il canto delle cinque monete. Guardate, è un canto animato. Bambini non solo hanno danzato, non solo hanno disegnato, hanno anche cantato e hanno animato vari canti. Guardate sui visi dei bambini la gioia di questa, della fine di una settimana bellissima. Guardate ora, guardate anche la maestra che si è impegnata per tutta settimana e che ha dato il suo contributo inventando anche in qualche modo questa canzone. È un inno in cui i bambini ricordano che questa settimana praticamente non hanno studiato, non hanno portato a scuola i libri, ma hanno portato a scuola altri oggetti.